Questo è l'outfit. Cos'hai nel naso? Il pomodoro. Hello, benvenuti in questa nuova settimana. Fa ancora brutto tempo, non ne posso più. Teoria dovrebbe essere primavera inoltrata, anzi ci stiamo avvicinando all'estate, ma a Milano piove. Addirittura c'è allerta meteo. Incredibile. Comunque, forse è meglio se mi levo sta coda. Scusate la faccia terribile e questa roba oscena che ho qui, ma ho un'irritazione. Ignoriamola. Ma comunque niente, ti volevo portare con me in questa settimana perché faremo un po' di cose legate alla recitazione e quindi boh, ho pensato facciamo un vlog della mia vita da attrice. Cringe dire queste cose, madonna. Oggi la giornata quindi inizia con il vedere un film che devo vedere per un workshop che devo fare la prossima settimana. Devo vedere due film, quindi oggi guardiamo il primo. Chissà com'è. In questo caso il meteo ci viene in soccorso perché effettivamente fuori è brutto, fa un po' freddo. Stare a casa a guardarmi il mio filmetto non è male. Sono passate un sacco di ore e ha iniziato a piovere di brutto, ma vi giuro, cioè, sembra novembre, veramente novembre inoltrato. Ciao, Gigi. No, niente, non ha voglia. Comunque, ho visto il film, ho preso un po' di appunti. Boh, non lo so. Sto iniziando ad avere un po' di ansia per questo workshop, sinceramente. Gino, dai, basta, stai continuando a fare avanti e indietro. Lo so, c'è un po' l'ansia da prestazione. Sai quei momenti in cui dici, ok, devo fare una bella figura, però, boh, alla fine sti cazzi. Non so quando riuscirò a vedere il secondo film, spero domani. Così ho fatto sta cosa. Mi giuro, ma sta coda che continua a entrare qua. Poi per il resto oggi fortunatamente non mi hanno convocata all'escape, quindi stavo lavorando al computer. Sono stata al PC praticamente tutto il giorno. Bello. Però sono molto contenta perché ho iniziato Iron Flame, che sarebbe il secondo libro di Fourth Wing. Cioè il primo l'avevo sentito in audiolibro e anche il secondo lo sto sentendo in audiolibro. Raga, a me piacciono, cioè a me piacciono questi libri, mi piacciono troppo. Ci sono delle robe trashissime, ma proprio a dei livelli veramente tanto trash. Però che divertente, mi sta piacendo un sacco. Allora, io stavo facendo merenda con la mia fruttina e la mia tisanella. Piove, non smette di piovere, cioè, ma proprio tipo che non smette veramente più. Vabbè, non è male. Ho preso una tisana alla malva, è buona, molto buona. Giuro che mi dispiace questa luce terribile, ma va così, cioè, non c'è letteralmente la luce del sole, quindi dobbiamo usare questa che non è il massimo. Forse se giro la telecamera un po' meglio. Proviamo. Raga, vabbè, ma io non ho parole. Cioè, ogni volta che cerco di registrare con la fotocamera esterna, dove in teoria si vede un po' meglio rispetto a quella interna del telefono, perché sì, io sto registrando tutto col telefono. Ormai tutti i vlog che state vedendo li ho fatti col cellulare. Gino, no! Cioè, lui ha fatto cadere tutto. Basta! Fatti gli affari tuoi! Cos'hai nel naso, stupidissimo gatto? Comunque, dicevo che adesso farò merenda e poi andrò al corso. Sto seguendo un corso di recitazione molto figo, mi sta piacendo. L'insegnante è veramente, insomma, mi ci trovo da Dio, sono troppo contenta. E quindi farò merenda, andrò lì e sto rosicando perché è uscita la terza stagione di Bridgerton e raga, io non posso ancora vederla. Che questa volta sono tipo super preparata. Mi sono anche letta il libro. Sì, ho letto il libro. Ho letto il libro. Sono troppo felice e infatti non vedo l'ora che sia stasera. Cioè, tornerò tardi stasera, quindi probabilmente riuscirò a vedere solo un episodio. Però, can't wait. Later that same evening. Apologies for my late arrival. We're stuck in presentation traffic. Raga, che glow up incredibile. Cioè, già l'avevamo visto da tutti i trailer, però. Oh mio Dio! Bellissimo, bellissimo. 3 days later. Hello, è weekend e io ho appena finito di vedere tutta la prima stagione di Bridgerton.
È bellissima. Sarà per questo che ho scelto questo outfit un po' così? No, non è vero, in realtà ho i jeans. Mi sto preparando, no, non vedete niente da qua. Mi sto preparando per andare a fare aperitivo e quindi fit check. Ho sempre i soliti pantaloni. Sono sempre loro. Però ho messo questa maglia che mi piace un sacco. È blu con questi pallini tipo fiorellini bianchi. Metterò le Superga come scarpe, anche se sono lerce e dovrebbero essere bianche, ma sono tipo grigie. Poi, dato che avevo paura di avere freddo, questo è tipo il primo giorno di sole che fa dopo veramente i diluvi universali. E quindi ho detto mi porto dietro una giacchettina nel caso facesse freddo. Da tenere però così, un po' larga, un po' chill, così. Che non mi piace tanto questa qua, fa troppo nonna e quindi la teniamo così. Come borsa questa, che è l'unica blu che possiedo, che in realtà non è una borsa, ma è questo. Un borsello. Questo è l'outfit. Yay. E poi ho messo questi che sono, penso, i miei orecchini preferiti. Sono dei semplici cerchietti con delle farfalline, però sono troppo carini e secondo me fanno un po' Bridgerton. One eternity later. Ciao raga, allora, non vlog da 18 anni, come al solito i miei vlog sono una cozzaglia di cose messe insieme. Ultimamente mi sono fissata con il famoso panino di Bella Hadid, ok, quello che era andato virale su TikTok. Ovviamente l'ho fatto in versione vegana e volevo farvi vedere come faccio maionese, fatta in casa, vegana, buonissima, perché secondo me, cioè, ho proprio trovato la combo perfetta per fare la maionese perfetta. Vi faccio vedere. Allora, vabbè, ho messo 100 g di olio di semi, poi 50 di latte di soia senza zuccheri e poi ho aggiunto un cucchiaio di aceto. Nel mio caso ho messo aceto di riso. Non so se faccia effettivamente la differenza, io ho sempre usato l'aceto di riso e secondo me è molto buono. L'ingrediente segreto è questo, il sale Kalanamak, che è praticamente un sale che ha sapore di uovo perché è solfureo. E vi giuro, questa cosa, cioè aggiungere il sale fa sembrare la maionese super reale perché gli dà un po' quel saporino, quel retrogusto di uovo, è incredibile. Non ne metto tanto perché tende comunque anche a salare, quindi cioè tipo un mezzo cucchiaino, una roba così. E poi frullo. Cioè raga, è perfetta, vi giuro. Super consistenza la maionese. Poi una volta che ho la mia maionese, cioè vorrei farvi vedere anche, cioè vedete quanto è, è perfetta. Comunque aggiungo anche il basilico, lo trito molto finemente e poi lo metto insieme alla maionese. Mi piace un sacco fare questa maionese al basilico, buonissima e nei panini c'è stato addio. Poi vi faccio vedere come faccio tutto il panino, tranquilli. Ok, ci siamo. Ho tostato il pane. Prima cosa da fare è mettere la maionese. Poi aggiungo un po' di insalata. Poi mettiamo il pomodoro, un po' anche di cipolla. E poi mettiamo il formaggio vegan, l'affettato vegan. Allora, io sto usando questo come formaggio e questo come affettato. And this is it. Chiudiamo. Boom. Gnammi. In Mangia da Campione vi racconteremo come si alimentano i grandi campioni. 1 week later. In realtà, cioè, io volevo fare un'altra roba, perché la mia idea era, vloggo questa settimana in cui devo fare varie cose che hanno a che fare con la recitazione, in modo da fare una sorta di tipo vlog la mia vita da attrice, ma cioè non ho vloggato praticamente, cioè ho fatto tipo delle clip a caso e basta, poi non, cioè, non ho vloggato letteralmente nulla. Tra l'altro ieri ero a Roma per sempre una roba di recitazione, niente, cioè nulla, ho vloggato solo
io che... cioè che salivo sul treno. E poi dopo c'è proprio... vabbè. Quindi recupereremo con questo vlog, perché saranno 2 settimane abbastanza piene, tra virgolette, un po' per cose di lavoro e un po' perché ho 2 concerti, uno la domenica e l'altro la domenica dopo. Devo andare a vedere Olivia Rodrigo e i Green Day. E quindi dobbiamo fare un sacco di cose. Per i Green Day mi devo fare una maglietta personalizzata, quindi questo sarà un vlog che parlerà di questa settimana, di queste 2 settimane. Ma il punto è che io in questo momento c'ho proprio, cioè devo in qualche modo ripigliarmi, perché sono stanca morta, cioè vengo da delle settimane folli in cui ho fatto 1000 cose. Cioè, capelli sporchi, devo fare skincare, cioè vi giuro, la cameretta è in delle condizioni pessime. Adesso vi faccio vedere. Allora, qua su regna il caos. Là c'è della roba che devo mettere via da praticamente 2 settimane, da quando sono venute delle mie amiche a trovarmi. Qua vestiti buttati random. E poi, raga, vabbè, il peggio del peggio, veramente qua. Perché stavo facendo i maledetti braccialetti di Taylor Swift. Qui c'è anche del cioccolato. Cioè, io ho lasciato così del cioccolato a caso. Ne ho fatti tanti, però... sono molto belli, poi ve li farò vedere tutti. Comunque, cioè, c'è proprio un bordello. E in tutto questo io devo anche lavorare e finire di montare gli episodi di Zitto e Guarda, perché io avevo montato fino al 4° episodio e poi mi sono data, capito? Quindi mi devo muovere, perché altrimenti questa domenica per me, poi voi questo video probabilmente lo vedrete tra 5 milioni di anni. No, dai, allora, adesso facciamo così. Il piano è sistemare tutta questa stanza, sistemare me stessa e poi dare un senso a tutto quello che devo fare. Non so se ce la posso fare, vedremo. Per darmi la carica mi metterò Iron Flame in cuffia. Che bello. Cioè, allora, lo so che tutti dicono trash, blah, blah, blah. I don't care, mi piace un sacco. Io lo amo, sto in fissa, mi piace troppo. Quindi niente, ascolteremo sta cosa. Dunque, allora, ho finito di sistemare più o meno qua, ci sono altre, insomma, cose da fare, però diciamo il grosso è fatto. Vi giuro, è uno di quei giorni in cui vorrei solo dormire, ma proprio tutto il giorno, cioè stare solo su quella divano letto, non so come chiamarlo, e non fare niente, leggere, mangiare popcorn, fine. Tra l'altro stavo pensando proprio in questo periodo a una roba. Io non sono una molto nostalgica del periodo della scuola, assolutamente no. Cioè, preferisco di gran lunga essere una persona adulta, cioè poter fare il cazzo che mi pare, molto meglio, molto più divertente. Ma se c'è una cosa che mi manca della vita della scuola sono le vacanze estive. Le vacanze estive un po' mi mancano, cioè avere questi 3 mesi in cui non devi fare assolutamente un cavolo. Poi sì, ti davano i compiti da fare, io non li ho mai fatti, quindi ero libera, ok? Però mi manca avere un sacco di tempo per fondamentalmente stare con i miei amici, andare al mare, leggere. Le cose che piacciono a me, ovviamente, non le cose che ti assegnano a scuola. Cioè, oppure anche solo avere più tempo libero in estate, che non siano per forza quelle uniche 2 settimane ad agosto che hanno tutti, per cui, cioè, se vai da qualche parte è sempre pieno di gente e non ti godi per nulla le vacanze. Ecco, cioè, io vorrei andare in vacanza a giugno, poi posso anche lavorare per luglio e agosto, non mi interessa, e poi settembre almeno una settimana, cioè... Boh, anche solo per stare in Sardegna con le mie amiche e fare le cose carine, andare in spiaggia a mangiare la pizza e vedere il tramonto, ok? Dirci, poi il giorno dopo andare di nuovo al mare, a sempre a leggere e a giocare con i racchettoni e mangiare i gelati. Io voglio fare strobie, voglio fare queste cose, ma non voglio farle ad agosto, perché ad agosto ci sono troppe persone e non è bello, è bello adesso. Però adesso non posso farlo.
È terribile. Several days later. Ah, ti sei svegliato. Hi baby. Hi baby. Hi baby. Vabbè, i gatti sono in collasso, stanno dormendo da ore. Nel frattempo, in realtà, l'ultima clip che avete visto, cioè sono passati 2 giorni, perché me sono persa. Però sto finendo adesso di montare l'episodio di Zitto Guarda, quindi oggi dovrei chiuderlo e caricarlo e tutti siamo contenti, a posto. Poi, raga, c'è questo grave problema. Cioè, devo spedire un pacco Vinted. Allo stesso tempo devo andare a fare rifornimento con la macchina, perché mi serve per domenica per andare al concerto. Perché devo andare a Bologna in macchina. Mi sto cagando in mano per questa cosa, ho paurissima. E qual è il punto? Cioè che ne voglio approfittare, dato che esco di casa, che ne vado a consegnare sto pacco Vinted. Ma devo andare a fare il rifornimento, io non lo so fare. Non so fare benzina. Perché sì, perché ricopro tutti gli stereotipi sulle donne che non sanno guidare. Mi dispiace, ok? Ci sono altre cose su cui non ricopro gli stereotipi e porto avanti le nostre battaglie, ragazze. Ma io non so guidare, odio farlo, mi fa schifo. Quindi, cioè, sto tipo procrastinando perché non ho voglia di uscire e prendere la macchina. Allora, ripensandoci, potrei anche andarci direttamente domenica mattina prima di partire, però ho paura che ci sia solo il self, ed è ancora peggio se c'è il self, perché io non so fare il self ovviamente, perché altrimenti in quel caso, cioè, dice al tipo mettimi la benzina. Io stupidamente pensavo vabbè, prenderò la patente e mi sbloccherò nella guida. No, non è vero niente, non è vero niente, rimarrà per sempre un trauma. Hello. Allora, sono passate svariate ore e mi sono vestita per andare a fare una passeggiata al parco, perché davvero oggi, cioè, ho proprio bisogno di stare tra gli alberi, camminare proprio, è un bisogno, giuro. Nel frattempo non so ancora se mi convocheranno a lavoro, spero di no sinceramente, cioè sì per i soldi, però vorrei fare proprio una serata chill e magari riprendere un attimo con le letture che non siano audiolibri. Boh, vorrei una serata più tranquilla. Tanto so che domani sicuro lavoro, quindi boh, vabbè, nel frattempo vado a camminare. Fail, perché mentre ero al parco mi hanno chiamato per andare a lavoro, quindi sono dovuta andare a lavoro e adesso sono tornata a casa. Solo che adesso è tardi e io dovevo pure rivedermi il film di cui devo parlare domani nell'episodio di Zitto Guarda. E niente, però devo per forza guardarlo, perché domani registriamo la mattina presto, perché poi la sera io di nuovo lavoro e quindi c'è un bordello. Me lo devo per forza rivedere ora, perché altrimenti posso dare gli indizi a Jacopo. Vabbè che me lo ricordo più o meno, però di solito cerco sempre di riguardarli in modo da avere più cose da aggiungere. E niente, però è tardissimo e boh, vabbè, non lo so, dormirò poco stanotte. Però in realtà sono molto gasata per questo episodio, perché è l'episodio speciale di Summerwin, tanto ve lo posso dire perché avete già visto, cioè sicuramente sarà già uscito. Quindi facciamo 2 episodi in 1, raga. Sarà assurdo. E niente, basta, adesso la smetto, vado a vedermi sto film, però me lo guardo a letto, dai, così almeno con un occhio chiuso e l'altro aperto. Hello, it's me! Sono sopravvissuta al viaggio, più o meno, nel senso che il viaggio è andato tutto bene, fortunatamente, ma appena arrivata nel entrare dentro un parcheggio ho fatto tutta la fiancata della macchina. Ma non ne parleremo, non fa niente, va bene lo stesso! Vabbè, fortunatamente c'è l'assicurazione, quindi comunque non sono preoccupata, diciamo, per il danno, però comunque un po'. Ovviamente non mi sono fatta male, perché stavo entrando in un parcheggio, stavo praticamente andando a passo d'uomo, però sai, insomma,
mette un po', no? Cioè, mi ha messo un attimo di pressione addosso questa cosa. Però vabbè, sono viva, quindi va benissimo così. E nulla, adesso sono nel parcheggio dell'albergo di Fede, perché sono andata a prendere Fede, lo sto aspettando, lui sta facendo il check-in, e poi siamo pronti per andare a vedere Olivia Rodrigo. Che bello, raga, che bello! Ecco Fede! Aspetta. Scusami, Giulia, ci ho messo un po'. Ma va? Ciao, ciao, benvenuto nel vlog. Ciao. Bene, ora andiamo da Olivia. Allora, ho appena accompagnato Fede e quindi adesso devo cercare di tornare a casa, non so bene come perché c'è un traffico assurdo, siamo rimasti tipo 2 ore nel parcheggio. Tra l'altro, guardate che carino! Una ragazza mi ha regalato il braccialetto, ne avevo fatti 2 ma me li sono scordati a casa. Mannaggia, ma vabbè, non fa niente. Many hours later. Sono tornata a Milano! Ieri, allora, alla fine ieri mentre stavo vloggando l'ultima parte è arrivata tipo una macchina nel parcheggio, mi sono sentita super osservata e quindi tipo ho smesso di botto di vloggare, quindi vi ho lasciato un po' così. Sì, amore, arrivo! C'è Gino qua che vuole giocare, lo so tesoro, adesso arrivo, finisco di aggiornare loro e giochiamo. E niente, quindi sono tornata a Milano e mi sto preparando perché alla fine di questa settimana ci sarà il concerto dei Green Day. E nel frattempo, raga, mi è arrivata una mail, mi hanno presa per la Summer School della Paolo Grassi! Sono troppo contenta! Che bello! sinceramente non lo so, non me l'aspettavo di essere presa per la Summer School della Paolo Grassi. Wow, sono molto gasata e molto in ansia, come sempre. Aiuta! Nel frattempo a Milano finalmente è arrivato il caldo, ma penso finirà presto perché domani mette già pioggia. In ogni caso ho colto l'occasione di questo raro giorno di caldo per fare la pasta fredda, unica gioia dell'estate, se posso dire. Voi direte, cos'è questo mappazzone? No, semplicemente... cioè io di solito la pasta fredda la faccio così, secondo me è molto buona. Fagioli cannellini e pomodori spelati, mi raccomando, perché la buccia del pomodoro è la cosa più terribile di questo mondo. E olio, sale e poi ci metto anche il sughettino dei pomodori di quando li tagli. Boh, secondo me è una roba buonissima. Eccola qua. Se sentite del rumore, c'è il gatto lì che sta mangiando la sua pappa. E quello è un suo giochino. No, comunque secondo me spacca come pasta. È buonissima. Much later. Buongiornissimo vlog. Allora, oggi è venerdì, domenica c'è il concerto dei Green Day e io sto già preparando il tutto. Ieri sono andata a farmi stampare queste robe che poi dovrò appiccicare alle magliette. Ho fatto anche quello per la mia amica Sara. Tra l'altro adesso ho trovato questo posto a Milano che fa le stampe su questa carta tipo traslucida, non so come si chiama. Funziona molto meglio della carta che usavo io, che avevo comprato tipo dei fogli, sempre quelli che si stirano. Però queste vengono molto meglio, cioè ho fatto così la maglietta dei One Direction ed è venuta benissimo, l'ho anche lavata più volte e non si è rovinata minimamente, quindi proprio... lusso. E nulla, adesso ho appena finito una call con le ragazze di 99X perché stiamo preparando delle cose adesso per l'estate e adesso devo finire di fare delle altre cose, un po' di lavoro, un po' per il canale, devo finire di editare un vlog e caricare il nuovo episodio di Zitto e Guarda. Poi volevo anche dirvi che in realtà non so quando vedrete questo video, però per il momento Millennial Bug è in pausa. Riprenderemo il tutto a settembre, hanno messo in pausa le rubriche al momento e quindi riprenderò a settembre con nuovi video.
Un po' mi dispiace perché volevo fare un video su Zendaya, dato che c'era stato Challengers, però vabbè, magari recupereremo. Quindi mi metto a lavorare, poi stasera lavoro all'escape room. In realtà volevo avere anche il tempo un po' di pulire casa, perché domani arriva Jacopo, perché vado insieme anche a Jacopo al concerto. Volevo accoglierlo in una casa decente. Farò il possibile e basta, mi metto a lavorare. Next morning. Buongiorno vlog. Benvenuti. Io ieri mi sono messa tipo l'autobronzata da Garnier e secondo me si vede. Secondo me sono abbronzata. Ciao Jacopo. Ciao. Stiamo parlando? Con il vlog. Ah, sorry. Allora, oggi è il giorno del concerto. Ci stiamo preparando perché devo fare, finire di fare le magliette. Poi devo fare altri braccialetti perché mi ero dimenticata. Ops. E basta. C'è un tempo terribile oggi. Sei pronto? Tantissimo. Vlog, aiuto. Sì, è irreversibile. Ti devi incollare. Oddio, Jet! Dai, che bella è. Bellissimo, è venuto da bene. Ora siamo passati alla fase braccialetti. Qua c'è il primo che ho fatto. E adesso devo farne un altro. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you end the time of your life. Sono passati ben 2 giorni dal concerto, io ancora non mi sono ripresa perché è stato veramente stancante a livello fisico e wow. Mi siedo qua così ne possiamo parlare. Evidentemente non sono più abituata a fare questi orari e soprattutto a stare in piedi per tipo 5 ore di fila con il carnaio che c'era. Però è stato veramente bellissimo, cioè ancora non riesco a credere a questa cosa, perché prima di tutto sono riuscita a fare un concerto nel pit. Wow. Non pensavo di essere in grado perché ho un sacco di ansie legate alla folla, stare in mezzo alle persone e ogni volta è sempre andata un po' malino. Però wow, questa volta è andata liscia, stavo benissimo, anzi, sono stata molto tranquilla. Ci sono stati alcuni momenti in cui iniziavano a pogare ed ero tipo ok, I'm scared. Però in realtà poi non, cioè, erano diciamo lontane da me. I loop hanno funzionato un sacco. Questo forse è best acquisto che io abbia fatto per tutti i concerti che avevo quest'anno, perché mi hanno veramente salvato l'esistenza. Li avrete visti di sicuro, li hanno veramente spammati ovunque. Comunque sono questi tappini che mettete nelle orecchie e bloccano in parte il suono. Riuscite a sentire benissimo la musica, semplicemente riducono di tanto il rumore, soprattutto i rumori di sottofondo, quindi magari le urla delle persone, il casino estremo, questi vi aiutano tanto. Se è una roba che vi dà fastidio, io ve li consiglio.
a me hanno svoltato, io soffrivo abbastanza durante i concerti per questa cosa e sono stata una svolta. E a parte questo, cioè in generale, che bel concerto, sono stata troppo contenta. Tra l'altro appunto sono andata con Sara, che è una mia amica veramente da tantissimi anni, ci conosciamo dai tempi del liceo, e ci eravamo conosciute per caso in un gruppo fan dei Green Day. Su Facebook, vi sto parlando, cioè credo del 2009, avevamo iniziato a parlare lì e poco dopo abbiamo scoperto che lei andava nella scuola che stava di fianco alla mia e tra l'altro conosceva un mio carissimo amico, quindi what? E nel 2013 dovevamo andare insieme al concerto dei Green Day a cui io sono andata a Roma, lei poi però alla fine non era più riuscita, quindi quest'anno siamo riuscite a coronare questo nostro sogno adolescenziale ed è stato bellissimo. Non lo so, i Green Day avranno sempre una parte speciale nel mio cuore perché davvero sono stati la band che ho ascoltato di più in assoluto per gran parte della mia adolescenza. Cioè io veramente ho ascoltato di tutto nella mia vita, sono stata fissata con un sacco di artisti, un sacco di gruppi eccetera, però mai quanto con i Green Day, veramente the commitment, l'ossessione che avevo, ok, mi compravo tutti gli album, mi sono comprata e mi hanno regalato in parte anche tutti gli album e mi ricordo che io li ascoltavo in continuazione, mi studiavo i testi, mi ricopiavo tutti i testi sui quaderni, sulle scarpe, veramente erano un'ossessione per me i Green Day e quindi è stato molto anche terapeutico vederli live di nuovo dopo tutto questo tempo, perché appunto li avevo visti una sola volta nel 2013 e era stato veramente un concerto stupendo, però mi rendo conto che in quel periodo della mia vita ero molto, non lo so, ero anche adolescente, quindi no, tutte quelle cose un po' così, ovviamente non ero serena, non ero a posto, e quindi rivederli di nuovo adesso in una situazione completamente diversa della mia vita, in cui sono molto felice, sono circondata da persone stupende, mi ha veramente, non lo so, mi ha fatto un effetto strano della serie, wow, siamo arrivati fin qua ed eccoci qui di nuovo al concerto dei Green Day, ma con un mood completamente diverso. Ovviamente non parlo del concerto in sé perché appunto quello del 2013 è stato stupendo, l'ho fatto con i miei genitori, è stato veramente bello, pure loro si erano divertiti nonostante non fossero fan e comunque conservo di quel concerto un ricordo stupendo, però parlo proprio del di come stavo io, del mio mood generale, di come ero, di come stavo, ecco. Cavolo, sono tanto contenta, cioè è stato uno di proprio di quei momenti in cui mi sono resa conto di quanto tempo sia passato e di quanto io sono una persona diversa e di quanto io sia felice di questa cosa, perché sto molto meglio adesso, cioè sono molto più felice e molto più appagata da un sacco di cose, quindi è stato proprio bello, ero tipo, oddio! E niente, ok, no, non voglio tornare emotional perché ho pianto già abbastanza al concerto, quindi I'm fine. E niente, qua per dirvi che appunto mi sto ancora riprendendo perché mi ha veramente stancata tantissimo, però in un modo positivo e nulla. Non so se concluderò qua questo vlog, nel caso ci vedremo prossimamente in nuovi video, altrimenti ci vedremo in nuove clip. E nulla, grazie mille.